Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò il ristoro, dice il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno, il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come è ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Grande cena e gli invitati. All'inizio sembra una vocazione speciale questo invito alla grande cena. Chi sono gli invitati? Qual è questa grande cena? Siamo invitati tutti, dal primo all'ultimo, perché siamo tutti figli di Dio e Dio ci vuole nella sua casa a partecipare alla grande cena, che vuol dire la comunione di grazia, di pace e di gloria. Non è questione di misura. San Francesco più grande, San Gabriele più piccolo, non esiste questo tipo di confronto in paradiso. Ognuno è pienamente felice, ognuno partecipa alla beatitudine di Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Vergine Madre di Dio e Madre Nostra e tutti i santi e gli angeli del cielo. Non c'è come sulla terra, fai un tavolo, poi hai la parte del capo, dei piedi, il centro, è tutto centro, Dio è tutto per ognuno e per tutti. La grande cena è la vocazione, dunque, ad arrivare alla casa del Padre. Lungo questo cammino il Signore ci offre
un'altra cena, la cena eucaristica, cioè la mensa in cui noi riceviamo lo stesso Dio incarnato ed eucaristico, sacramentato, che viene e scende nel petto di ognuno di noi. È grande il battesimo, è grande perché senza il battesimo non si va da nessuna parte, ma quanto è grande il sacramento dell'Eucaristia, perché riceviamo in cibo, come pane, pane di vita, il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. Pensare che ci sono dei battezzati che passano tutta la vita ricevendo sì o no una prima comunione è un'offesa grande alla generosità d'amore del Padre che ci offre il Figlio, del Figlio che ci offre se stesso. La comunione è chiamata per proprio per antonomasia, questo sacramento, la comunione, unione comune tra noi e Gesù, che poi costituisce la base dell'unione nella carità di ognuno di noi verso l'altro. Il bene che noi ci vogliamo è fondato su questa radice, su questo pane, su questa mensa. Perciò non solo sentiamo che è giusto, ma sentiamo la gioia di essere una sola famiglia, tutti santi, fratelli, sorelle, mamme, papà, una sola famiglia, le anime sante del purgatorio che hanno superato il giudizio di Dio e hanno ricevuto il diritto alla vita eterna. Una sola famiglia, pregano per noi, pregano continuamente, insistentemente, con un amore che noi nemmeno immaginiamo, perché quando la preghiera è unita alla sofferenza è sempre più intensa. Chi prega nel dolore sicuramente prega con più amore, prega nel desiderio della guarigione, nell'apertura all'offerta di se stessi, Signore accetta questa malattia, Signore accetta questa tribolazione, ti offro questo dispiacere. Questo avviene con più amore. Ma fateci caso, non è difficile ricordare che i momenti in cui la vostra preghiera è stata più calda, più fervorosa, direi proprio più agganciante alla potenza di Dio, quanto avevamo bisogno maggiormente di una grazia o dell'altra. Per cui tante volte quelle che noi giudichiamo disgrazia, no, è una grazia, dalla quale poi, andando avanti, ne guadagniamo altre. Le anime sante sono con noi e sono per noi. Abbiamo meditato un po' la breve preghiera dell'Eterno Riposo, l'ultima parte, la luce perpetua, splenda ad essere la luce perpetua, riposino in pace. Quella è la preghiera che deve essere ricorrente sulle labbra di ciascuno di noi. A chi dobbiamo pensare in modo particolare? Beh, è logico, quelli che abbiamo conosciuto, che ci hanno amato, che abbiamo amato e amiamo, perché la loro vita non finisce, quindi l'amore continua, e poi le persone che ci hanno beneficato, persone che ci hanno fatto comunque del bene, ci hanno consigliato, ci hanno curato, un medico che ti ha curato e la persona cara che ti è stata vicina sempre, ti ha avuto bene da quando tu eri piccolo, tu ne hai un ricordo particolare,
per questi il ricordo nella preghiera deve essere particolare. Poi incominciamo a pensare, noi viviamo a Pescara, abbiamo un cimitero, facciamo una preghiera per tutti i morti del nostro cimitero ogni giorno, perché ogni giorno più o meno arrivano fratelli che vanno a iniziare il riposo e aspettano la luce e la vita. Allora questo, se però noi siamo a Pescara, ma non siamo di Pescara, abbiamo un altro paese dove c'è un altro cimitero di persone care, preghiamo pure per quelli. In genere io incomincio con il cimitero di Pietrelcina, perché è la terra santa, è il nostro santo. Poi il cimitero di San Giovanni Rotondo, è perché lì è vissuto tanto tempo, lui ha benedetto, ha confessato, ha pregato per quelle anime, poi quelle del mio paese, poi quelli di Pescara, perché ci viviamo qui, e poi quelli di Assisi, perché San Francesco è il nostro padre. Allora un requiem per tutti i morti del cimitero di Assisi, Signore, per amore di San Francesco, ricordati. E guardate che bella comunità abbiamo creata. Poi preghiamo per quelli che muoiono dentro questa giornata, si devono presentare a Dio, per quelli che muoiono improvvisamente, non hanno il tempo di prepararsi all'incontro con Dio, per quelli che muoiono tragicamente, non solo morte improvvisa, ma morte tragica, cioè violenta significa, incidenti ne succedono tanti. E poi allarghiamo, quanti attentati, muoiono tante persone, chi prega per quelle persone? Preghiamo anche per quelle. Questi profughi che vengono di qua e non arrivano da nessuna parte perché finiscono affondati nel mare o uccisi in altri modi, fino a bambini neonati. Chi prega per questi? Anche per queste anime. Non soltanto perché questi profughi trovino un'accoglienza umana, cristiana, ma perché le anime di quelli che muoiono lungo questa drammatica traversata trovino il calore di una preghiera, una comunità che li accoglie in un altro modo, con la carità della preghiera, se non l'abbiamo accolto con la carità dell'ospitalità. E questa preghiera, sappiate, è sempre molto gradita a Dio, e queste anime saranno riconoscenti per tutta l'eternità. Fatevi amici con la preghiera. Gesù dice fatevi amici con la ricchezza, quando si tratta di questo mondo dove c'è bisogno di un aiuto anche materiale, ma fatevi amici anche con l'aiuto spirituale. Il paradiso è pieno di santi che sono arrivati per le preghiere che facciamo ogni giorno. Sappiate, quando avremo terminata questa messa, parecchie anime sante avranno lasciato il luogo di pena ed entreranno nel paradiso. C'era un lebbroso che era arrogante, offensivo, umiliava i frati ai quali San Francesco l'aveva affidato. Prendetene cura di questo fratello cristiano, così chiamava i lebbrosi. Però poi si trovò a passare San Francesco e gli disse: non ce la facciamo più, e questo ci sputa in faccia, ci tira i calci, ci insulta. Allora San Francesco disse: va bene, lasciatelo un po' a me, preparatemi solo un catino d'acqua. E lui comincia, straccella una pezzuola, bagna nell'acqua e poi incomincia dai piedi, mano a mano. E man mano che lui saliva a lavare, guariva dove toccava con questa persona. Insomma, perfettamente guarito. È commosso, ha ringraziato
vissuto qualche tempo con i frati, poi è morto. È apparso ai frati che stavano tutti insieme a mensa, ha detto: io sono venuto a ringraziarvi perché non solo mi avete guarito, San Francesco mi ha guarito, ma perché il Signore per le vostre preghiere oggi mi manda, mi prende in paradiso. Vi ringrazio. Vedete? Quel peccatore lebbroso, disperato, arrogante, se ne va bello in paradiso e giustamente va a ringraziare. Se potessimo vedere quante anime a San Giovanni Rotondo, è successo più di una volta, chiusa la porta, ormai sera tardi, corridoio buio, stanze buie, e si sentivano tante voci di uomini. Allora il padre guardiano ha detto: padre Pio, ci devi spiegare questo fenomeno, questo fatto strano. Allora lui ha detto: sono le anime dei soldati caduti in guerra per i quali io ho pregato il Signore, e adesso, prima di andarsene in paradiso, vengono a ringraziare. La famiglia di Cristo è in parte già la visione del paradiso, in parte nella pena del luogo di espiazione, in parte anche qua sulla terra. Preghiamo gli uni per gli altri. Il Signore allora accoglie la preghiera degli uni e degli altri. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Altra è la vita. È pronto lo spirito, ma inferma la carne. La meta è uguale, ma il passo è diverso. La voce di Dio interroga l'anima e questa esplora la propria coscienza. Perché non ho pace? Perché non ho gioia fin quando non entra Dio stesso nel cuore? È allora soltanto che l'uomo comprende da quando e perché si trova in conflitto. Il corpo gli grida: cancella la morte, e l'anima grida: cancella il peccato. E Dio risponde: è questa la sorte, finché non estingui l'offesa e la colpa. E l'uomo s'appella: io porto la pena e accetto il dolore, tu dammi il perdono. Finisce il conflitto, ritorna la pace, è piena la luce, è nuova la vita. Il corpo s'adatta a far penitenza, dichiara lo spirito a Dio obbedienza. Preziosa moneta il tempo che scorre, veloce o pesante nel gaudio e nel pianto. Digiuno del corpo più pura fa l'anima, preghiera e speranza fa bella la vita. E questo sarà finché non scompare la scena del mondo, poi altra è la vita.